Ciao! Bella, eh? Oggi non faccio video mentre sbuccio, pulisco la verdura, ma mentre faccio una maschera. Veniva in un kit di Sephora per quando ci sono state delle novità per i beauty coreani, no? Per i trend coreani, sono un sacco di marche nuove e mi hanno mandato questi un sacco di sample. Uno, due, tre. 4, 5, 6, 6. Li sto provando tutti quanti che poi vedrete, insomma, perché mi pare che questo kit l'ho mandato anche in Italia. Deve stare in posa 3 minuti, sta cosa, vedremo. E video proprio così, chiacchiericcio per farmi passare il tempo. C'era il video, credo che l'abbia fatto Ornella all'inizio, del potere del packaging, no? Credo sia stata Ornella con Eleonora Manni, che l'avevano lanciato un sacco di tempo fa questo tag, io avevo risposto. E l'altro giorno stavo pensando che il potere del packaging è anche inverso. Perché c'è questa nuova palette di Urban Decay, quella Metallics, che mi piace troppo. Ci sono quei colori che mi ispirano veramente tanto. Però non la comprerei mai. Cioè, c'hai un coso così, una tavolozza così, che non è, cioè, non ci puoi giocare molto, nel senso non è scomponibile, è un blocco così e basta. Con in mezzo lo specchio, cioè, se l'appoggi magari al muro, sì, no, che c'è, cioè, una parete. Quanti ce l'ho detto? Vabbè. Sì che puoi giocarci più, però io la vedo, che ne so, la devo portare in giro o con Aurea dentro casa. Avrebbe vita brevissima quella paletta, cioè me la rompe subito. Non so quanto sia facile deportarli, però a questo punto tu paghi tutto quanto per la palette e poi deporti tutti gli ombretti. Quindi ecco, se anche voi avete trovato, ci sono magari state delle palette o comunque dei prodotti che vi sono piaciuti tantissimo, che mi dici, oddio sì, questo lo comprerei, poi però non siete state impulsive, avete un attimo ragionato e detto sì, vabbè, ma costo coso fatto così, ma che ci faccio? Lo sto per sapere se magari sono io giusto anche su questa paletta, no? Che ne pensate? E poi, sempre così spunto, così chiacchiereccio, e la palette Sleek sono 10 anni, no? Di attività, e hanno fatto questa Diamond, si chiama Diamond Divine, credo, sì, perché sono tutte Divine. E la prima volta, quando ho visto la prima foto su Maquillaria, io seguo il profilo spagnolo di Instagram, ho detto, bah, sarà una di queste foto ritoccate, no? Che c'è solamente che poco a poco ti fanno vedere i colori. E invece no, poi ho capito che no, la palette era così. Sono tutti quanti dal nero verso il grigio, quindi argento, e 3 o 4 rosa. È insignificante per me. Quella gamma di colori è insignificante proprio, cioè, ma che trucchi ci fai? Con l'argento, il bianco, il grigio, il nero. Cioè, sono cose banalotte. Poi c'è il rosa con un po' più scuro, il fucsia. Boh. È una palette commemorativa di 10 anni, mi aspetto una bella, una bomba, no? Invece la vedi e sembra, è come se veramente vedi le foto e dici, vabbè, no, è scolorita la foto. È andata male, che ne so. Boh, non lo so. Se l'avete vista, a me metto una foto e così magari datemi anche la vostra opinione per piacere. Questo sono io, boh, che da tanto che non compro cose, quindi magari sono io che non. Mi vado a togliere questa cosa della dottor Hart, Giart, io ormai la pronuncia in inglese, ciao! Così, sono passati minuti, sono passati pure di più di 3 minuti, 3, 4, 5, e niente, quindi uno spunto così chiacchiereccio. Se prima cosa, se è successo appunto di il packaging che vi ha fatto rinunciare a un acquisto, anche se diciamo il prodotto in sé vi piaceva, e poi questa palette di Sleek, speriamo che l'anteprima del video sia perché
Ci vediamo al prossimo video e credo, ve lo dico già adesso, credo che sia un video mammesco, come dice Ale Gilmore. Aspetto domani di vedere un programma e poi farò quei video. Vedremo. C'ho un po' di timore in realtà, però vabbè, ce la faremo. Ciao ciao!